Per il secondo anno siamo tornati presso il Comune San Giovanni Teatino in collaborazione con lo Sportello San Gio Lavoro, anche quest'anno a parlare di lavoro, con una platea molto più numerosa perché insomma siamo stati veramente accolti da un numero importante, 104 curricula, ovviamente con una fascia dai 25 ai 35 anni, laureati e diplomati. Di là abbiamo tanti giovani curiosi di sapere quello che è oggi il mondo del lavoro. Da 2 anni ci stiamo sperimentando con i millennials, quindi lavorare in affiancamento con ragazzi giovani su una piattaforma completamente digitale. Noi con Alleanza Assicurazioni portiamo avanti questo lavoro già da qualche anno, è una partnership importante con un'azienda importante nazionale e internazionale, con il quale condividiamo delle iniziative a favore del lavoro, a favore dei giovani, a favore delle generazioni che cercano delle opportunità sul territorio. Con il nostro sportello lavoro, San Gio Lavoro, mettiamo a disposizione delle persone, dei giovani che hanno ambizioni di poter coltivare i propri sogni, di questa azienda che fa ovviamente preparazione, poi fa selezione sul territorio di San Giovanni Teatino e alla fine chi può cogliere delle opportunità di lavoro che sono importanti per la propria formazione, per il proprio futuro. Oggi infatti ho ripetuto a una vasta platea di persone, di giovani che hanno fatto richieste di selezione con Alleanza Assicurazioni perché il comune nella dinamicità dei propri appuntamenti quotidiani a volte è abbastanza carente, può diventare carente nella comunicazione, per pubblicizzare invece uno strumento come San Gio Lavoro, che è uno sportello nazionale di ricerca e di incrocio di domande e offerta del lavoro che sta a disposizione del comune di San Giovanni Teatino, ma non solo, per tutti i comuni dell'area metropolitana e di chi vuole cogliere questa opportunità. Mondo Alleanza ve lo descrivo una persona che ormai ci lavora da quasi 8 anni. Io sono entrata nel mondo del lavoro giovanissima, avevo 19 anni con una professione da imparare e ho trovato persone molto competenti che mi hanno insegnato a dialogare, a comunicare e a parlare di tematiche dove il mercato risponde benissimo, quali la previdenza, quindi gestione del TFR, piuttosto deducibilità fiscale, parlare di tasse, di investimenti, di risparmio e di futuro dei figli, tutti temi molto attuali che oggi vengono un po' forse trascurati, ma noi abbiamo voglia di approfondire con le persone. Le caratteristiche per entrare nel mondo di Alleanza sono sicuramente tanta voglia di fare, voglia di imparare, dietro abbiamo veramente tante ore di formazione, quindi pazienza nell'aspettare e nell'avere un coach che ci forma e che soprattutto ci dà tanta praticità al lavoro, perché oggi quello che manca di più ai giovani è proprio questo, magari ho una laurea, ho un titolo di studio, ho delle competenze, ma poi faccio fatica a rendere queste cose pratiche e quindi a sviluppare. Parlo ogni giorno a casa dei clienti o piuttosto a parlare con delle persone. Nel mondo di Alleanza, per quanto riguarda l'offerta di lavoro, oltre ad avere la formazione che è alla base di tutti i processi, abbiamo la fase di coaching, ovvero una persona che ci viene affidata, competente, che ci va a insegnare la praticità di quelle che sono le attività, dalla chiamata all'appuntamento, alla gestione del cliente, alla gestione del patrimonio del cliente. Quindi nel dettaglio vengono visti tutti questi microprocessi. E ovviamente ci confrontiamo ogni giorno, ogni settimana con debriefing per poter valutare quelli che sono stati gli andamenti della settimana, del mese e dei budget. Di Alleanza mi piace la meritocrazia, è un'azienda veramente meritocratica. Si va veramente a premiare la volontà e i risultati e questo non è poco, soprattutto in un mondo del lavoro dove non sempre ci sono i giusti riconoscimenti alle persone che hanno voglia di fare. San
sta nascendo la Grande Pescara, ci sono una serie di iniziative per unione di comuni, si parla tanto di area metropolitana, ma San Giovanni di Latino è nel cuore di questo territorio, è sicuramente il territorio più importante perché poi le infrastrutture, tutte le infrastrutture importanti, principali dell'area metropolitana stanno su San Giovanni di Latino. Non ultime le ultime iniziative che nascono con il finanziamento del Master Plan Abruzzo per la realizzazione di una stazione metropolitana collegata direttamente all'aeroporto, della ipotetica interramento della ferrovia, dell'allungamento della pista aeroportuale, dello sviluppo ulteriore dell'asse attrezzato, quindi tutte infrastrutture che gravano su San Giovanni di Latino, che porteranno degli oneri ma sicuramente porteranno anche dei benefici per investimento. Vi investono aziende, vi investono grandi marche, altri sono pronti per venire ad investire i loro soldi su San Giovanni di Latino. Questa è l'opportunità che un comune deve dare. Creare lavoro significa rendere ambito il proprio territorio. Solo così si può creare qualche posto di lavoro, qualche opportunità che poi il giovane o la persona che ne ha necessità può cogliere e può dare una soluzione ai problemi della sua vita.